Reginetta è un corto che insomma ha circa 20 minuti, che poi prende delle pieghe inaspettate a un certo punto, c'è cioè parecchio. Dove nasce l'idea? L'idea nasce in realtà da varie foto che ho visto su internet, alcune di alcuni apparecchi odontoiatrici dell'Ottocento, che erano i primissimi esperimenti per la cura dei denti, e altre invece, altre foto di Miss Italia degli anni 50, dei primi concorsi di Miss Italia, in cui le aspiranti miss venivano misurate, pesate, gli venivano controllati appunto anche i denti, come se fossero degli animali a una fiera praticamente. E quindi vedendo queste foto, che erano diciamo abbastanza inquietanti, mi è venuta voglia appunto di esplorare un po' questo tema e cercare anche di spingere un pochino, di calcare un po' la mano sul grottesco fino ad arrivare quasi all'horror. Geograficamente parlando è inquadrato nel Basso Lazio, giusto? Sì, sì. Nel Frusinate? Ciociaria. Nella Ciociaria. Quello credo che sia un posto in Italia ricco di storie, tuttora inesplorate. Mi spieghi perché proprio quello spazio lì? Diciamo che sicuramente l'idea era di ambientarlo in una campagna, in un quasi non luogo, cercare di spingere il più possibile la storia in un microcosmo che non fosse ben identificabile. E uno degli sceneggiatori, Mattia Caprilli, l'altro sceneggiatore invece è Francesca Nozzolillo. Diciamo Mattia è ciociaro, quindi è diciamo ha origini in un paesino della Ciociaria, e quindi diciamo che era facile anche per ragioni poi del dialetto ambientarlo lì. E poi era una terra che secondo me si sposava bene con Miss Italia e con la storia. Molte miss sono di quelle zone, molti attori, anche Mastroianni era di quelle zone, quindi per esempio era anche un po' un omaggio al cinema italiano di quel periodo. Nino Manfredi anche a Ciociaro, quindi insomma ci sembrava giusto ambientare questa storia in quei luoghi, dove c'è anche una forte tradizione contadina molto vicina al cinema italiano. Mi sembra che il tema principale del corto sia l'ossessione, non tanto la protagonista, ma chi appunto è attorno alla protagonista. Mi confermi questa sì, sensazione? Assolutamente, sì. L'ossessione che per me era anche un po' al centro del mio corto precedente, l'avversario, è una tematica che mi interessa, mi piace vedere i personaggi come reagiscono quando cominciano a essere ossessionati da qualcosa, cosa gli scatta psicologicamente in testa. E sì, non è tanto qui della protagonista l'ossessione quanto della madre e di tutto il gruppo di braccianti intorno a lei, che quando vedono questa possibilità di successo, questa possibilità di svolta, perché fondamentalmente loro dicono lei vince il concorso e diventiamo tutti ricchi, no? Dice non la vogliamo, non la avete una casa vera, le scarpe senza i buchi, quindi diventano totalmente ossessionati, impazziscono quasi per questa idea di successo, insomma. È un corto che si presterebbe anche diciamo a essere sviluppato per lungo, non so se ci hai pensato, se può essere un'opzione. Sì, cioè, ci ho pensato subito in realtà, anzi forse ho faticato a stringerlo a dimensione di un cortometraggio, perché secondo me l'idea ha il potenziale per essere espansa. Ci stiamo già pensando con i sceneggiatori, abbiamo già buttato giù un soggetto, quindi sì, nei miei piani c'è, e può diventare proprio assolutamente l'idea di un film tra neorealismo e horror, body horror, cercare di creare un progetto del genere. Come ultima cosa ti chiedo quanto è importante il racconto, perché in Reginetta il valore del racconto è molto forte, in 20 minuti appunto si racconta una storia, ecco, quindi se diciamo in un'opera cinematografica, seriale, in un cortometraggio, insomma se la sceneggiatura, il soggetto, insomma è la parte più importante. Assolutamente, per me sì, io sono molto sceneggiatura di ferro, il film per me si fa molto in sceneggiatura. E poi io devo cercare un pochino sul set di dar vita a quella sceneggiatura, ma che già dobbiamo avere un po' tutti in testa, quindi il mio lavoro è quello di avere la sceneggiatura più chiara possibile e poi comunicarla a tutti gli altri. E poi mi piace fare racconto perché penso che il cinema spesso anche in dimensioni più festivaliere si dimentichi un po' di fare intrattenimento, di fare racconto per il pubblico, quindi non si arriva al paradosso che il pubblico a casa ha Squid Game che li fa saltare sulla sedia e poi magari vanno al cinema e vedono dei mattoni di 2 ore che non hanno storia, e quindi io vedo un pericolo lì, perché poi il pubblico scappa se non pensiamo anche a loro. Grazie, grazie mille, grazie. Grazie.